these nuts. Yo yo yo, bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi guardate qui bene cosa c'è di nuovo. Oppala, il mob spawner. Guardate lì i polpi che cascano giù. Il mob spawner che tanto avete... Anzi no, perché utilizzare questa entrata? Adesso vi faccio vedere. Quando non c'eravate mi sono messo un pochettino a farmare. Giusto pochino. Questo qua è tipo il blocco perché è successo quasi un casino. Momenti rischiavo di essere invaso, quindi lasciamo stare. Però guardate qui. Questa qua è la porta, sembra quella degli inferi. Perché una volta aperta... Manualmente, sì. Manualmente si accede qui al mob spawner. Guardate, allora sta qua tipo l'entrata, la torretta, no? Dove qua potremo vedere se ci saranno i nemici. Intanto sta roba qua d'acqua, guardate, tipo un effetto, no? Intorno c'è tutta l'acqua, l'ho fatto così per farlo abbastanza figo, ci ho messo abbastanza anche. E ho farmato come un cane, sì, proprio come un cane. E sì, è abbastanza carino, no? Poi si entra qui, perfetto. Dopo devo sistemare le porte, secondo me. Si entra qui, là ci sarà il mob spawner in alto che... Me l'avete detto, mi avete detto di fare un mob spawner in alto. E nulla, cascheranno i nemici. Poi andremo a recuperare delle cose. Intanto qui nascono dei nemici a bestia. Perché ci sono stato, ho fatto la notte, è davvero difficile. Ho messo un po' di torce qua e là, ma non servono a molto. E cominciamo un po' a mangiare qualcosa, che sennò si comincia anche a morire. Ok, è il giusto per correre. Vabbè. E in questo episodio di oggi vi volevo chiedere una cosa. Voi che siete molto ma molto esperti, sapete come si fa un mob spawner? Vabbè, no, non si può mettere a piovere, vabbè. Io so che ci vuole, bisogna fare un pilastro che va su per creare una piattaforma. Ma di quanto su? Perché ho voluto aspettare per chiedervelo e per altre cose. Intanto qui non riesco a capire perché non nasce la zucca. Boh, cioè, se avete qualche consiglio, non lo so, sono davvero disposto a leggere di tutto. Intanto grazie per i due semi, non potevi darmene. È nata, è vero, è nata l'anguria. Grandissimo, finalmente la nostra prima anguria della serie. Vai, siamo al sesto episodio, è nata adesso. I semini non mi ricordo più come si fanno a prendere. Ok, mega epic fail iniziali, va bene. Io li ho consumati quasi tutti, ma vabbè. Siccome nasce di qua, io penserei di fare tutto sto filo. Dopo ho messo zap per zappare la vigna. Allora, dovrebbe essere qui. E non ho più la zap, insomma. Ah no, madonna, sono cieco oggi. E cominciate già da subito a lasciare un like per essere mega attivi, raga. Perché no? Why not? Per essere mega attivi. E fra un po' scommetto che verrà la notte. Se vi va, possiamo restare un altro po'. Cioè fuori da ammazzare qualche nemico, se no resto qua 2 ore a farmare la cobblestone. Ma esco, metto che ne avete le palle piene, perché lo faccio in ogni episodio praticamente. E va bene, allora qua c'è la casa che direi di farla come ultima cosa, perché sì, non è che mi entusiasmi molto. Cioè, sapere che non ho il vetro. Se è come la skyblock, ci sarà un'altra isola tipo come la skyblock, no? Che se vai avanti dopo un po' trovi la terraferma. Potremmo anche cominciare a farci un pensierino, no? Andiamo nella terraferma, ci pigliamo il coso, come facciamo? Come che si chiama? Ci prendiamo il... Oddio, raga, c'è vuoto. No, basta, non so. Non so più cosa mi... Ah, ci prendiamo la sabbia e ci facciamo il vetro. Avevo dei vuoti pazzeschi. Intanto continuate a commentare che dal prossimo episodio è sicuro al 100%. Oppure quello dopo ancora, non mi ricordo se il settimo o l'ottavo, molto probabilmente il settimo faremo una cazzosissima. Cioè, comincerò a collezionare i vostri obiettivi, tutti quelli che avete scritto nell'arco degli episodi. Così dopo in solo un episodio faremo tutto quanto. Intanto qui le porte secondo me possiamo anche sistemare. Infatti questo qua si aprono bene, questo qua non mi piacciono invece. Ok. Ho messo solo, chiaramente ho messo solo le pressurpene di qua, perché sennò dopo la entravano tutti i nemici. Intanto comincia a venire notte, io direi di provare a farmare qualcosina, tanto siamo a solo 5 minuti di registrazione. Se avete qualche consiglio vi ricordo sempre di lasciarlo qui sotto nei commenti. E soprattutto la sfida, raga, ricordatevi la sfida, cioè gli altri obiettivi da mettere, perché io direi che in un episodio riusciremo a farne un casino.
Intanto, ok, perfetto. Ci pigliamo questo. E un attimo le ossa nel frattempo, no? Non ho da mangiare, vero? Porca vacca, vabbè, la carne marcia. Sempre meglio che niente, no? Magari se la bughiamo. No, stavolta no. Pazienza. Allora, vediamo se ci viene fuori qualcosa o niente. Se io faccio così, niente. Se faccio così, questo è fiorito, perfetto. Ok, intanto qui raccogliamo il nostro grano. Dopo così possiamo ampliare finalmente la farm, ammazziamo qualche altro scheletro. Dopo per cercare di prendere più semini possibili. No, sì, più farina d'ossa che più semini. Ok, raga, oggi non so parlare, attenzione. Notizia sconvolgente. Avendone solo 3, direi anche di non continuare. Madonna, se c'è la zappa potrò. Vabbè, vado a prendere. Ci metto 2 secondi. Oddio, è nata la zucca, grande! Finalmente ce n'ha messo di tempo! Oddio, ce l'abbiamo fatta. Ora mi manca solo la neve e poi ci facciamo i pupazzi di neve. Così ci difendono e ci proteggono. Allora, zappa, zappa, zappavigna qua. Ok, perfetto. Abbiamo 7, quindi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 qua. Perfetto. Ok, allora. Mangiamo un'altra carnina magica, che ormai siamo a secco. Madonna, guardate, adesso non so se vi metterò zoom o cosa, anzi ci andiamo direttamente. Avete visto quanti cazzo di mob spawnano? Cioè, una valanga. Intanto qua chiudiamo la porta che sennò inizia un'invasione. Solo che il problema è che sono tutti creeper, i ragni va bene. Oh cazzo, sì, a meno che non mi accoppino prima. Oh, quante stringhe, bella lì, GG. Per i ragni non c'è. Non c'è. Madonna, guardate quanti! C'è solo il problema. Porca puttana. Sì, infatti, dicevo c'è la staccionata, vai giù. Oh mio Dio! Ma come ha fatto a scoppiare un creeper? Ma io c'ero lontanissimo! Beh, abbiamo capito che forse non è il top rimanere qui in questo momento. Grazie, ci ho messo 2 anni solo a costruirla. E tu me la rovini così in 2 minuti. Facciamo un esperimento, raga. Voglio morire oggi. Anzi, no, col grano forse meglio di no. Avrei voluto prendere un po' di farina d'ossa, quindi facciamo la cazzata che solo Dark chiaramente può fare, perché sennò come si fa? Se Dark non fa cazzate, raga, non è mica un suo video, e attenzione, allora. Facciamo. L'arco, non ho le frecce. No, anzi ne ho un po', però non mi servirebbero un cavolo. Apro 2 secondi proprio la porta ai zombie, poi me la filo. Massimo mi accoppano, così se mi accoppano meglio, così dopo ritorno con tutta la vita. Anche se secondo me si sono aperti da soli. Ho visto che qua c'è uno zombie. No, raga, no, non ci credo. Ho tolto il letto, mi sono scordato, no. E mo siamo fregati. Ma poi perché mi fa spawnare qua? Raga, sono fregato. Non c'è più niente da fare. Boh. Ah, forse un modo c'è. Forse però. Aspettate, eh. Allora io faccio così. Potrei aprire il mondo alla LAN con i trucchi e mettermi la creativa. Sempre se si può fare. Adesso ci provo. Trucchi on, proviamo. Oddio raga. Allora, game mode 1. Non ci credo, ho cambiato la modalità di gioco, mi ha fatto spawnare qua. Vabbè. Ok, spero di essere riuscito a risolverlo. Mi sono messo a dormire, ho settato lo spawn e tutto quanto. E lo spawn dei mob sembra funzionare anche senza la piattaforma. Comunque, ragazzi, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, noi come sempre ci becchiamo alla prossima e nulla, da Darkest è tutto, bella!